Abbiamo ascoltato l'omelia del predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, cardinale, che ha riflettuto in maniera particolare, come abbiamo sentito, sulla battuta che avevamo ascoltato poco prima nel Vangelo di Giovanni, su quella battuta di Ponzio Pilato: che cos'è la verità? Un minuto di silenzio segue le parole del predicatore della Casa Pontificia per permettere a tutti un momento di riflessione personale prima che la celebrazione prosegua con la preghiera universale. Ricordo a quanti dovessero essersi messi in ascolto soltanto da pochi minuti che siamo in collegamento in diretta con la Basilica di San Pietro per trasmettere la celebrazione della Passione presieduta da Papa Francesco in questo Venerdì Santo. Ancora qualche istante di riflessione sulle parole di padre Raniero Cantalamessa, che è partito, come vi dicevo, proprio dalla battuta di Pilato sulla verità, che cos'è la verità, e che è arrivato, come avete sentito appunto pochi istanti fa, nella sua conclusione, a rievocare i tragici fatti che stanno avvenendo a poca distanza da qui e a ricordare ancora la necessità di una conversione per vivere nella pace. La celebrazione continua ora con la preghiera universale. Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio, il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Glorificare Deum Patrem Omnipotentem. Omnipotens epitone Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelarti. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus noster. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che l'ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Omnipotens sempiterne Deus, Ius judicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà me, indegno tuo servo, perché il popolo cristiano affidato dalla tua provvidenza alla mia cura pastorale progredisca nella fede. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diaconis ecclesiae. Preghiamo per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo dei fedeli. O
Omnipotens Eterna Deus, Dio Spirito Totum, Corpus Ecclesiae Santificato del Regio. Dio Onnipotente ed Eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Ut Deus et Dominus noster, ad aperiat aures precordiorum ipsorum, januamque miseri. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Onnipotens Eterna Deus, che Ecclesiam tua nova sempre proliferi. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus. Ut Deus et Dominus noster, eos veritate. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Omnipotens Eterna Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore. Oremus et pro iudeis, ut ad quos prios locutus est Dominus Deus noster. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Omnipotens Eterna Deus, qui promissionis tuas abra eiusque semini contulisti. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Oremus et prois qui in Christum non credunt. Ut luce sancti spiritus illustrati. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Omnipotens Eterna Deus, fac che Christum non confidentur. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Oremus et prois qui Deum non agnoscunt. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Omnipotens Eterna Deus, che contos homines condivisti, ut sempre desiderando quella. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini.
Oremus et pro omnibus rem publica moderantibus. Ut Deus et Dominus noster. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Omnipotens et Pater Deus, in cuius manus sunt Dominum corda et iura populorum. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti d'ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Oremus pro populis bellorum atrocitatibus vexatis. Ne eorum lacrime et sanguis victimarum effundantur in ane. Preghiamo per i popoli dilaniati dalle atrocità delle guerre. Le loro lacrime e il sangue delle vittime non siano sparsi in vano, ma affrettino un'era di pace che scaturisce dalle piaghe gloriose di Cristo Gesù. Deus misericus et fortis, qui bella conteris. Dio misericordioso e forte, che annienti le guerre e abbassi i superbi, allontana al più presto dall'umanità orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli. Oremus dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem. Ut cunctis mundum purget erroribus, morbus afferat, famem depellat. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti, la salvezza eterna. Omnipotens et Paterne Deus, Maestorum consolatium laborantium fortitudo. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti, nelle loro necessità, sperimentino la gioia d'aver trovato il soccorso della tua misericordia. La preghiera universale conclude la prima parte della celebrazione, la liturgia della parola. Comincia ora la seconda parte, l'adorazione della Santa Croce. Il diacono ministrante, accompagnato dagli accoliti con i candelieri, Ecceliunium crucis in quo salus mundi pependi. Il diacono, con a fianco gli accoliti con i candelieri, vi stavo dicendo, porta la croce dal fondo della basilica. E questo percorso comporta tre soste. La prima l'abbiamo appunto appena ascoltata, il cantore della Sistina mostra appunto la croce dicendo: ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo, venite, adoriamo.
E quindi il diacono invita ad inginocchiarsi. Levate. E poi, appunto, avete sentito, a rialzarsi e a riprendere il cammino. Dal fondo della chiesa la croce viene portata fin verso il centro della basilica. Dove avverrà la seconda sosta della croce e quindi di nuovo il canto dell'Ecce Lignum. Ecce Lignum crucis in quo salus mundi pependit. Flectamus genua. Dopo che il diacono ha mostrato il legno della croce con il canto Ecce Lignum Crucis e dopo l'invito ad adorarla, tutti si inginocchiano per la seconda volta. Levate. E il cammino della croce riprende fino alla terza sosta che avverrà proprio davanti alla statua di San Pietro. Giunto all'altezza della statua di San Pietro, nella basilica di San Pietro, appunto, il diacono. Ecce Lignum crucis in quo salus mundi. Flectamus genua.
levate. Giunto all'altezza, vi dicevo, della statua di San Pietro, il diacono si avvicina alla sede del Santo Padre. Mentre la scuola intona il canto d'adorazione. Dopo aver adorato la croce, il Santo Padre la presenta ora all'adorazione silenziosa dell'assemblea dei fedeli che sono nella Basilica di San Pietro. Tutti i fedeli si inginocchiano. Il diacono prende ora la croce dalle mani del Santo Padre e la porta all'altare, giunto davanti all'altare, il diacono colloca la croce nello zoccolo e i due accoliti
posano i candelieri a fianco alla croce. Dopo l'adorazione della croce, viene stesa la tovaglia sull'altare per la terza parte della celebrazione della Passione, e cioè la Santa Comunione. Un diacono, intanto, porta all'altare il Santissimo Sacramento per la comunione. Il diacono è accompagnato da due accoliti con i candelieri e quando il Santissimo Sacramento viene posto sull'altare, i candelieri vengono posti ai due lati. Intanto il Santo Padre ha lasciato la sua sede e sale all'altare. E il Santo Padre invita tutti a pregare con le parole che Gesù ci ha insegnato. Perciò tu sei moniti, e divini tu siano formati, siamo sicere. Padre nostro, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos questum homini ab omnibus malis. Da propitius pacem in Deus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato